Cosa fare se il tuo ex ti vuole rivedere? Questa è l'idea. Qualcuno mi ha scritto, mi avete scritto, ragazze. Riccardo, sono uscita per un periodo con un ragazzo e tutto andava bene. Poi un giorno lui al telefono ha detto che non era più interessato, non voleva più rivedermi. Io sono scomparsa e all'improvviso lui mi ha ricontattato dicendomi che avevo dimenticato degli orecchini a casa sua e che voleva riconsegnarli. E cosa ho fatto? Ho detto: guarda, spediscimeli. Ma lui ha insistito perché vuole vedermi per riconsegnarmeli di persona. Quindi qual è la situazione? Lui l'ha lasciata per telefono e poi dopo un po', ho pensato di volerla rivedere di persona a quel punto per darle gli orecchini che le aveva lasciato a casa sua. Lei mi ha domandato: Riccardo, secondo te perché vuole rivedermi? E la mia risposta è questa: vuole rivederti perché vuole capire se sei ancora in suo potere. Ok, non mi stancherò mai di ripeterlo. Noi uomini siamo dei cacciatori, quindi per noi è indispensabile andare a caccia e catturare le prede. Quando la preda è sicura, noi ci annoiamo, ok? Quindi tendenzialmente sono teorie generiche, ok? Però tendenzialmente, parlando per grandi linee, ci comportiamo così. Quindi quando si crea una dinamica come quella descritta, dove lui ti lascia per telefono e dopo un po' ti vuole rivedere per darti gli orecchini, secondo me ciò a cui lui è interessato è vedere se ancora fascino su di te, se ancora risulta affascinante ai tuoi occhi. La mia opinione è di non accettare questo primo invito. Perché? Perché se tu accetti il primo invito, lui si rende conto che stai lì e lo stai aspettando, ok? Quindi non è interessante accettare il primo invito. Io non accetterei nemmeno il secondo. Forse accetterai il terzo. Il terzo invito andrei, perché a quel punto, quando lui ha insistito un po', te l'ha chiesto 3 volte, la situazione si è ribaltata. È lui che sta cercando te. Non sei tu che stai aspettando lui, d'accordo? Quindi il potere passa da lui a te. Questa è la prima cosa. Quando andrai a questo incontro per riavere i tuoi orecchini, evita di mostrare i tuoi sentimenti. Se lui vede che stai aspettando, che non sei lì disposto a tutto per lui, torni a perdere il potere, d'accordo? Quindi in questo tipo di relazione, purtroppo, quando un uomo si comporta così, se voi gli date il potere, continuerà a farlo. Quindi, primo incontro, niente sesso, prendi gli orecchini, parli e vi vedete, vi salutate, d'accordo? Adesso, se hai fatto questo, hai aspettato 3 incontri, che ti chiamasse 3 volte prima di rivederlo, se vi siete incontrati e tu hai ritirato gli orecchini senza fare altro, ti sei comportata in maniera neutra, parlando, niente sesso, ok, in questo momento sei tu ad avere il potere e gestiscilo bene, perché a quanto pare lui
o non è in grado o ne fa l'uso che ritiene migliore. Una cosa ti domando, e lo domando sempre, vale la pena secondo te fare tutte queste, fare tutto questo, tutte queste strategie per un uomo? Non lo so, a te la scelta. Continuo la mia corsa. Ciao!